direzione sud, mi piacerebbe dire direzione misteriosa, ma probabilmente da titolo già immaginate. Si va in Abruzzo a fare le ultime forse pedalate dell'anno. Qua dietro c'ho tutte e due le bici, perché con Roby, che è il mio amico che mi ospita, sostanzialmente farò solamente enduro, ma mi piacerebbe fare almeno uno o due giri anche strada barra gravellistici, per cui ho messo la ruota da 700, copertoncino da 40, che è per i miei standard gravel anche sottile, e via di all road. Non potremmo parlare di questa cosa. Arcobaleno. Yak te Yak, Space Valley. E... oddio, bivio per Roma. Attenzione, attenzione, attenzione. Toto Casello, Mirano, perché prima ero passato a Scavezzon, fino all'Abruzzo. 41,50, neanche male, dai. Oh yes. O roba del genere. Buongiorno da oggi. Controllo pressioni e si va. Per chi non l'avesse capito, siamo in Abruzzo a Pesco Costanzo e via verso nuove avventure. Già problematica numero uno di oggi, nell'emozione ho dimenticato il Garmin a casa, vabbè, niente orologio. Vedi, qua si sarebbe volendo il sentiero che ti dicevo, che sali qua, però devi affrontare i cani che stanno qui. Ah, ok. E poi va su per questa foresta, questa... Un'altra cosa dell'Abruzzo, che mi diceva Roby ieri, è che io... Dolomitico, abituato alla tranquillità più totale, e qua bisogna stare attenti a orso marsicano, che in realtà è molto timido, lupi, cinghiali e cani. I cani mi preoccupano abbastanza, infatti Roby è dotato di scacciacani nel caso le cose si mettessero male, a salvo ovviamente, e sì, ci sono i predatori dell'uomo in questa terra selvaggia, bellissimo. Oggi in programma un bel anello del Monte Porrara. Okay. Porrara, dietro Maiella, non ci crederete, ma prima era tutta la Segai davanti. Questo è un ragazzo che c'è. Per il misto pedalato non va bene. Roby mi diceva che le montagne qua hanno struttura cupoliforme. Così tu le vedi e dici, beh dai, sono là, quasi arrivato. E poi in realtà le distanze non si capiscono, ma ci sono, effettivamente, è così. Forchetta. Cartello con l'orsetto. Anche i guanti mi tolgo. Sì, proprio autunno, che quando fa freddo ti dà un po' di ghiacciata, ma appena scalda... Perché adesso abbiamo ripetuto un po' di cosa, eh? Eh sì, c'è un bagaglio per star via 2-3 notti tu, qua dietro. A vedere, faccio come era un Mike 83 lì. Siamo al tuo bivacco, dormiamo, sono tanta di quella pioggia. È un dono universale che pochi sanno apprezzare, forse perché non può essere comprato. I ricchi comprano il rumore. L'animo umano si diletta nel silenzio della natura e si rivela solo a chi lo cerca. Sentiero del silenzio. Wow.
Ma qui così dormiva proprio? Questi qua. Non si veniva qua, si andava in preghiera. La vista non era male. Mamma mia. Madonna dell'altare. Bellissimo. Con fontaniella. Wow. Assassine. Più che assassine. Bello, ma mi pare eccessivo qua. Anche perché sennò poi... No, ti finisci. Quindi c'è da prendere la velocità che vedi lì, sulla compressione. Che muro! Che magari ti entra un ramo tra i raggi e fa esplodere tutto. Foglie, rami, sassi, trappole invisibili. Rischi su ogni fronte. Ai ai ai. Punge, eh? La grifoglia. Pedalato, un po' tecnico, un po' non si vede cosa c'è sotto. Con le foglie. Bello però. Uppa! Che sofficione che è sotto! No, no, vai, vai, ce l'ho. Passaggi in costa, che meraviglia! Che meraviglia e che sudato che sono! Guarda che macchia lì! Quelli sono colori gialli. Jolly foglia. Dubbio grip. Alla ricerca del grip che non c'è. È impossibile rendere l'idea di quanto poco grip ci sia. Ecco il Vez. Bellissimo. Bellissimo. Il rumore delle foglie supera quello del mozzo. From fogliaia tu sassaia. Brutto qua. C'è un clima totale, veramente. Abbiamo raggiunto una strada asfaltata che fa un po' di zigozago, adesso sono circa 700 metri. Noi veniamo da qua, Madonna dell'Altare, e andiamo in direzione, come si chiama, Roby? Guado di Coccia. Guado di Coccia, Passo della Libertà. No, poi da lì parte volendo il Sentiero della Libertà. Sentiero della Libertà, perché di qua c'erano gli alleati una volta e di là i tedeschi. Quindi adesso rispogliato, abbassato anche il gambale, noi appunto, ripeto, veniamo da là. Si sale, qua c'è un po' di zigozago, poi c'è un bel muro là dietro e Corrara è questo. Facciamo tutta la cresta, si arriva in cima che è più o meno qua e poi giù in direzione Tosco Costanzo. Là in fondo in teoria non è proprio limpidissimo, ma c'è anche il mare.
Quindi pareti rocciose del Borrara di là. Questo è il pezzo di recupero che abbiamo visto ieri sulla mappa. Maiella là davanti. È lontana, è la cima. Si prende quota in un attimo, come notavamo che in genere il rettilineo è un po' ripido e il tornante spiana, invece qua c'è il rettilineo di recupero e il tornante con un fondo mosso e ripidissimo di devastazione. E poi la cima è molto lontana, cacchio. Qua vi assicuro che è ripido. L'arrosticino di ieri inizia a carburare. Che meraviglia! Double Fountain, rampetta, c'è Roby, della muerte, l'ennesima. E cavallo selvaggio. Tempo di merendina, da qua si vede. Vabbè, Pesco Costanza qua dietro. E noi siamo passati sopra quegli speroni. Poi usciti qui. Una salita massacrante. Abbiamo un fondo tutto così ciottoloso. Due Roby. Devastante sta salita. C'è un fondo meraviglioso per il massacro. Perfetto. Meraviglioso per il massacro. La parte, per così dire, pedalabile è ultimata. Qua ci sono tutti i vecchi impianti. E adesso si sale per di là. Qua così. E si fa tutta la cresta del Borrara. Un portage. Ovviamente. Come è? Una bella legnata. Si sale di qua, vero? Sì. Giusto all'inizio, che hanno tagliato un po' di alberi, 50 metri, scendi dalla bici, che ci sono tutte le frasche che hanno lasciato. Quello lì giusto ti dà un po' fastidio pure. Valico, di qua. Monte Tavola Rotonda. Monte Amaro. Maiella. Di qua, Borrara. Si dice, cioè, un impianto, arrivo su, ma tipo con le pelli, 10.000 inversioni, arrivare qua su. Con le pelli? In cima bisogna arrivare, sì. Mi metti i guanti. Siamo qua. Sì, alla nostra cima nelle nuvole. Cava la bici in spalla, così. Oh, balai. Ma la P è di Borrara, dici? Sì. Ma quanto che non facevo ste porcherie con la bici in spalla? Oh, scusa. Non riesco a respirare. Dai, tara giù. Ancora un tot. Puff puff, pant pant. Pedale. Noi prima siamo sbucati lì.
e adesso andare lì. Con raggiungimento a cresta, poi c'è la cima, cioè meglio, antecima e cima. Incredibile. E anche un mezzo spettro di Brocken, mi pare si chiami così. Eccoci, guarda, ci vediamo lì. Sì. Che roba, bellissimo. Portage potente comunque. Allora, stiamo salendo, ovviamente. Pensavamo di essere qua in cima, e invece la cima è quella là in fondo. Quindi ancora un bel bucio da fare, da farsi. È anche facile, però. Comunque, cioè, mi sento molto più sicuro in cresta. Sì. Sarà che è un feeling che mi piace anche a piedi e con gli sci, ma metri 200 qua, anche freschino. Qua, perdonatemi, ma è over my abilities. Comunque, sta roccia così chiara sembra quasi Dolomia. Over my abilities. Il traverso infinito. Però questa piramidona qua davanti è lui. De Porrara. Modalità monaca. Inizia a far freschino, eh. Cioè, la strada che abbiamo fatto noi, qua c'è una ruota e la cima. Faccio una io adesso. Così, per posizione presa, voglio arrivare alla croce di vetta pedalando. Mamma mia, che fatica, che lunga. Wow, Monte Porrara 237. Vestiti perché fa un freddo porcello. E via giù rapidi, perché a parte che il sol magna le ore, e poi insomma in quota fa freschino. Ma che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Uppa, dai ginepri, non riesco bene a capire il grip con le mani fredde. Thank you.
classificatori che avanti. Che bello, che posticino. Bello, eh? E di punto in bianco cambia tutto completamente. Andiamo. Un pezzetto di pedalato per scaldarsi, diciamo. Ah, però la morte non annunciata. Sistemata subito. Meritate un bocconotto. Originale alla stazione di Palena. Castelfrentano. Castelfrentano. Stazione di Palena. Vabbè. Alla fine dei conti direi che il giro dai è quasi finito, ma mancano verrà fuori un giro da 40 km 1700 più o meno. Alla fine ho fatto partire Strava sul telefono. Metto comunque il link giù. Non è proprio completo, ma insomma va bene così. E aspetto di arrivare a casa per fare la conclusione. Adesso pedaliamo, che è l'imbrunire. Rientra a una certa ora. Orbene, conclusione fuori dalle tempistiche del video, come spesso ormai. Primo giro abruzzese, più o meno 40 km, perché ho fatto con Strava, quindi non so di preciso, 1600 e qualche cosa di dislivello, la traccia è giù, quella registrata dal telefono, però 1600, di cui non esagero, almeno 1200 di spinta o portage, quindi una legnata, ma non sono più abituato a fare questo tipo di baggianate con la bici in spalla. Bellissimo però, che assaggio di natura selvaggia, mi piace questo posto. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video abruzzese, che esce la prossima settimana, sempre in setup enduristico. Poi ci sarà anche un giro bellissimo, tra l'altro, su strada, ovviamente col maltempo, perché ultimamente mi piace così. Alla prossima ragazzi, bye bye.